Sì, no, so che non si può baciarsi in questo periodo. Loro stanno parlando di baciata, ma non ci si può baciare, c'è il distanziamento, lo sappiamo. No, ma infatti avevamo anche un contributo video, reverendo Focaccia. Vabbè, sì. Un video della baciata. Quelli la frutta, quelli la... Ho lasciato che si faceva gli azzi suoi e continua sì. A farsi gli azzi suoi. Ma quelli, sì. Quelli la frutta li ho finiti, comunque le faccio sapere, grazie. Comunque Irene, ti vorrei far notare che vabbè. Il Focaccia non è più, cioè è sempre in camera, ma non è nella sì. Stessa camera. Eccomi, buonasera, mi sentite? Buonasera. Abbiamo cambiato l'armadio, è bello. Buonasera, siamo... Ho anche provato, ci ho fatto un giro su quell'armadio. Chi parla, scusi? Pronto. Antonucci. Beatrice Antonucci, bentornata. No, Irene Antonucci, Focaccia, no, non l'ha ancora conosciuta. Ah, Irene Antonucci, scusate, no, ero al telefono perché come ben sapete a causa del lockdown mi sono dovuto reinventare, ho aperto un e-commerce, quindi anche articoli insomma di vario tipo online di vendita. Cosa vende Focaccia? Cose che possono servire insomma alla coppia, insomma cose di questo tipo. Insomma. C'è roba a luci rosse? No, adesso questo non si dice. Dottor Focaccia. Come scusi? Dico, dottor Focaccia, io sono molto interessata a questo e-commerce, mi può dettagliare gli articoli presenti? Assolutamente, un secondo solo che prima leggo gli ultimi DPCM e poi sono subito da lei con tutte le col catalogo. Sono curioso che qualche acquisto magari lo facciamo. Signor Chiappinelli, ho sentito la sua rubrica poco fa sul reggaeton, mi è piaciuto tantissimo. No, cioè, quello lì era Sonny. Reggaeton era Manuel, Sonny ha parlato della baciata e delle cover, io parlo dell'hip hop. Comunque dell'hip hop, ok. Bene. Viminale, sale l'allerta sul rischio di tensioni sociali. Oggi pomeriggio alle 18 migliaia di persone si sono riversate nelle piazze di tutta Italia per manifestare nei confronti delle misure restrittive dell'ultimo DPCM approvato proprio ieri. Questo è vero. Sì. È stato fermato a Ravenna in piazza il famoso vocalist Marco Della Notte, che davvero? In piena protesta crea assembramento e movida, urlando al microfono e chi non alza le mani non si veste Giorgio Armani. Non è vero, dai. Comunque lo saluto Marco Della Notte. È arrivato proprio il momento che io vada via. No, cioè, magari è vera sta cosa, cioè, non sappiamo perché non l'abbiamo mai capito. Cose che mi sono arrivate adesso da fonti ansia.it. Ansia. Fosse in giro di notte, veramente? Vero. Come? Non ho capito, scusi. No, niente, dicevo, strano che Della Notte si trovasse in giro di notte. No, ma erano le 18, c'è stata una protesta. Ah, okay. Era nei termini. Il presidente della regione Campania, De Luca, a seguito delle manifestazioni di questi ultimi giorni in tutte le vie di Napoli, fa un passo indietro sull'annunciato lockdown. In migliaia gli chiedono di fare un altro passo indietro per lasciare la poltrona, ma il presidente ribatte, non ci penso neanche. Voglio rimanere almeno fino ad Halloween per impedire l'arrivo in piazza del plebiscito di Frankenstein, Dracula e del Mago Merlino. Ma non è vero, l'ha detto, ma che potrebbe anche averlo detto? L'ha detto Irene! Ma pronto? Quando lo licenziate? Ma perché ce l'avete ancora? Pronto? Ma no, ma lui, cioè, l'ha licenziato da Rai 5, perché poi dicevano che non esistesse, per cui... Ti faccio partire il Corriere domattina alle 8, poi ci sentiamo con calma. Corriere? Ma chi è? Un cliente? Dei clienti, sì. Ho l'ultima notizia e poi vi lascio anche perché... Allora, sicuramente un acquirente del tuo e-commerce. esatto, proprio così. No, tra l'altro alle 23 incomincia Dance Revolution, quindi purtroppo vi devo salutare. Ma come non ci andava? Allora, c'è grande attesa nei bar e nei ristoranti per l'arrivo dei nuovi format inventati dal famoso DJ Pando. In particolare c'è grande fermento per la colazione animata, che partirà dalle 7 del mattino, e soprattutto per la merenda DJ, presto in tutti i bar dalle 16 alle 18. Adesso voglio dire, la colazione con Pando mi sembra una clonatura della mia rubrica, cioè colazione da Frankie. Ci deve essere un problema, chiedo scusa, verificherò che non ci sia una contemporaneità, perché sennò la facciamo insieme. Il nome è diverso, quindi. Cioè. Sì, questo è vero. Vabbè, comunque, facciamo un applauso a Franco Focaccia per darci sempre informazione. Come vedete sono nella camera e spero presto di tornare in Parlamento, per il momento sono qui, però visto l'orario. Scusate, se mi consenta però, io avrei fatto una domanda, vorrei sapere il profile dell'e-commerce. Esatto. Allora, mi dica. Vuole sapere il profile. Alla rete interessa, soprattutto qui agli ascoltatori anche di Radio Bruno, forza. Allora, se me lo permettete, io per la prossima settimana vi preparo una descrizione più accurata, perché vorrei... Non so se è il caso. Qualche articolo, magari. Non so se è il caso, comunque. L'orario ce lo permette.
Vabbè, comunque frutta e verdura, insomma, avete capito, no? Estintori ne ha. Io avevo capito che ci fossero tipo articoli di aviazione. Va bene, ringraziamo Franco Focaccia facendogli in bocca al lupo per la sua nuova attività di e-commerce. Complimenti Franco, complimenti. Vediamo che possa fare un po' di denaro.